Siamo sul lago di Garda, una delle più importanti e gettonate località turistiche di tutto il nord Italia, e in piena stagione scoppia il caso. TripAdvisor, migranti, molti utenti della più importante piattaforma di recensioni turistiche stroncano senza appello gli alberghi della provincia di Brescia che ospitano i profughi. Eccoci all'hotel Tre Lampioni di Toscolano, consultiamo TripAdvisor, ecco la prima recensione che troviamo, meglio essere corretti, il titolo, puzza di tanfo nei corridoi e reception da far vomitare a prima mattina. Proviamo ad entrare e ad accoglierci è il gestore che su TripAdvisor ha tacciato di razzismo la recensione negativa. Nell'albergo ci sono alcuni migranti, sono impegnati a fare i lavori. Non accogliamo altra gente oltre che i migranti. È successo soltanto quest'inverno che avevamo una camera libera, l'abbiamo affittata, poi abbiamo capito che è meglio evitare, per evitare delle recensioni così negative. Ci fa vedere questo fantomatico corridoio. Nelle 11 stanze sono ospitati 24 migranti a 32 euro al giorno, pensione completa. L'albergatore ci fa capire che in tempi di crisi i profughi possono essere anche un'opportunità per far quadrare i bilanci. Una volta noi lavoravamo molto di più perché c'era un indotto qua di cantieri che lavoravamo 12 mesi su 12. Abbiamo preferito prendere una strada più tranquilla. Meglio i profughi dei turisti? No, meglio il lavoro, basta. Nella bassa bresciana la situazione non è diversa. Questo hotel gode di ottima reputazione sul web, ma qualche giorno fa è arrivata la stroncatura. In agosto è chiuso per i clienti, ma continua a lavorare con i profughi. Possiamo entrare. Ah, ok. Detto, davanti si può, non c'è problema. Dentro non possiamo, no. Non possiamo parlare con gli ospiti. No. Finiamo il nostro viaggio a Brescia, in uno dei primi alberghi che ha deciso di accogliere migranti. Un mese fa la proprietaria ai nostri microfoni denunciò di aver accumulato un credito con lo Stato di quasi 180.000 euro. Siamo riusciti a metterci di nuovo in contatto con lei. Di quei 180.000 euro, ci ha detto, per ora è arrivato solo il pagamento di una prima fattura.